lavorare al meglio su strada, dare la risposta ai cittadini e maggiore presenza sul territorio. Con i nuovi assunti, come già dicevamo stamattina, avremo i vigili di quartiere, ma avremo anche il personale appiedato. Il concorso per l'assunzione di 27 nuovi agenti di polizia locale, dei quali 17 entreranno a settembre e gli altri 10 nel 2020, consentirà di aprire il locale già pronto al piano per ospitare un operatore di polizia locale, un presidio fisso in un quartiere che registra spesso criticità dal punto di vista della sicurezza. Inoltre, grazie alle nuove assunzioni, potrà essere implementato anche il servizio vigili di quartiere, che da 2 unità dovrebbe passare a 4. 4 sicuramente sì, vorrei puntare anche sul 5º. Questo perché l'attività che farà il vigile di quartiere, che diventerà un vigile di prossimità, non sarà quello che fa la semplice sanzione per divieto di sosta, ma sarà quello che controllerà tutte le cose che non vanno. Tra le novità salienti emerse durante i festeggiamenti per i 160 anni della fondazione della polizia locale, anche l'informatizzazione dei servizi, nuovi palmari a disposizione degli agenti, 3 progetti in partenza finanziati dal Ministero dell'Interno, quello Scuole Sicure per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, che vedrà anche l'installazione di 3 telecamere negli istituti Podesti con Lodi Marconi e incontri con i genitori e psicologi. Poi l'apparenza inganna, che intende invece contrastare le truffe agli anziani. Sono stati fatti investimenti sulle attrezzature, sulle tecnologie, sugli strumenti attraverso i quali la Polizia Municipale può svolgere al meglio il suo compito. È tutto fatto? Va tutto benissimo? No, c'è ancora strada da fare, ma come ho detto mi pare che la direzione sia quella giusta. Di rilancio della presenza della polizia locale municipale in città, di presenza sul territorio, come dice la comandante Rovaldi, si vedono più vigili in giro per Ancona e non solo in giro ovviamente.